Negli anni 30, a seguito dell'espansione della città verso la campagna dalla parte di via Oreto, venne costruito durante il periodo fascista il ponte Oreto. Anche il ponte Oreto ha delle difficoltà enormi, a parte la spazzatura in cui è costretto a vivere, ci sono evidenti segni di ammaloramento. Il ponte fra 8 anni compie 100 anni, non sono state mai fatte opere di manutenzione. L'8 aprile dell'anno scorso un solerte ingegnere del comune di Palermo ha dichiarato che il ponte è in cattive condizioni e che non possono passare mezzi di più di 35 quintali, cioè non può neanche passare l'autobus piccolo, che infatti da un anno non passa più sul ponte Oreto. Ma la cosa strabiliante è che i 3 milioni di euro per rinforzare il ponte Oreto ci sono, c'è il progetto, c'è tutto. Da 12 anni l'amministrazione comunale, il sindaco Orlando, non ha fatto nulla per questo ponte.